La storia, la dignità della memoria e la promessa del futuro sono il testamento che la commissione straordinaria del Comune di Trinitapoli ha consegnato alla comunità poco prima di lasciare Palazzo di Città. Parliamo rispettivamente del parco archeologico degli Ipogei, di un secondo parco intitolato alla legalità e della nuova comunità educativa per minori sorta sulle macerie di un ex macello. È un luogo di rilievo scientifico internazionale che ci porta indietro di 3500 anni fa, facendoci conoscere i culti, le aspirazioni e la religiosità di popoli dell'età del bronzo. Viene intitolato Parco della Legalità a tutte le vittime pugliesi della criminalità organizzata. Ci saranno delle pietre della memoria su cui saranno incisi i nomi dei martiri della criminalità organizzata pugliesi e ci sarà anche un chiosco della legalità. Sarà una casa per dei ragazzi meno fortunati che qui vengono integrati, accolti dalla comunità di Trinitapoli e cominciano un percorso di vita diverso. Tre luoghi dunque che sanciscono il passaggio tra ciò che è stato e ciò che può essere, la testimonianza che amministrare la cosa pubblica, oltre ad un dovere morale, è una propensione delle istituzioni. Da qui l'augurio alla futura amministrazione. Siamo venuti qui come persone mandate dallo Stato per lavorare semplicemente. Abbiamo portato avanti i progetti, quelli esistenti e quelli che abbiamo iniziato durante la nostra gestione commissariale, solo con lo spirito di lavorare al servizio dei cittadini, delle nuove generazioni, per lasciare una città migliore di quella che abbiamo trovato.